La mia passione è nata un po' così per caso, perché ho avuto un brutto momento di depressione e la giocoleria mi ha aiutato a stare molto bene, a stare meglio. Quindi serve un po' come uno sfogo, come una manifestazione di me. E ci divertiamo come possiamo con qualche evento, se c'è qualcuno che ci aiuta a partecipare a un bell'evento, ci siamo. Ho iniziato alle scuole medie con i primi giochi, poi un regalo di Natale, il monociclo, e poi tanti oggetti, la fune, il fuoco, tutte cose che si sono aggiunte dopo e nei miei pomeriggi di solitudine ho coltivato. A fare uno spettacolo del genere mi fa stare bene, perché mi fa sentire libero. Tendenzialmente posso essere chi voglio, posso fare quello che mi pare. Anzi, più sono quello che mi viene e più piace. Quello non ho un padrone, ecco perché è bello. È uno sfogo. Per Molly Wild, per esempio, con il progetto Io Resto a Casa, mi ha permesso comunque di esibirmi online davanti a tutti, ho avuto un sacco di visualizzazioni. Per allenarmi, dipende dal periodo dell'anno, d'estate, tutti i giorni se posso, perché c'è il sole, col mare, la spiaggia, è perfetta la giocoleria. Se no, d'inverno, quando tira questo vento, quando si può, in qualche posto rinato, ecco. Se c'è anche qualche amico che viene a farmi compagnia, ancora meglio. Anzi, colgo l'occasione per dire che se qualcuno vuole provare, vuole venire a giocolare insieme a me, qua c'è sempre aperta la porta. Tutto libero, eh. È bello sentirsi apprezzati, è bello la pacca sulla spalla, la birra che ti offrono e sentirsi qualcosa, che hai fatto qualcosa di allegro, hai portato un po' d'allegria, ecco, questo prende bene, ecco.
progetto di Termoli dall'Albatramondo prevede di promuovere il territorio e le bellezze di Termoli, in questo caso del Borgo Antico, tramite la fotografia. Data la pandemia non è possibile organizzare mostre dal vivo e quindi tutti i membri pubblicano online le proprie fotografie in modo tale che tutti possano vederlo comodamente da casa. Sono accostata alla fotografia solo dopo aver concluso i miei studi all'università. Me ne sono innamorata fino a farne diventare una professione. E la fotografia è racconto, evocazione. Stiamo raccontando di noi stessi quando fotografiamo, quando scattiamo. Per me la fotografia è un modo per ricordare, ma è anche un modo eccezionale per poter comunicare senza bisogno di parole. Con le mie foto di Termoli mi piace l'idea di far innamorare chi non la conosce e di emozionare chi la conosce già, specialmente chi non ci vive più e ne sente una forte nostalgia. Io dico che la fotografia non è una tecnica, considero la fotografia un sentimento, perché per me è canale per esprimere emozioni, per esprimere stati d'animo. L'elemento che per me fa la differenza nella fotografia è la luce. Termoli da questo punto di vista è straordinaria, perché ogni angolo, anche se sono pochi poi gli scorci fotografabili, cambia, si trasforma a seconda del momento del giorno, a seconda dell'erezione del cielo, a volte anche a seconda del vento. E quindi girare per Termoli con la macchina fotografica è una delle cose più belle che io riesco a fare durante la giornata. Per me la fotografia è anche un momento per stare insieme, insieme agli altri che condividono la tua stessa passione, sia nel farle che anche nel vederle, nel pubblicarle. Domenica scorsa si sono incontrati online diversi artisti molisani per dare vita al primo talent a distanza del Molise. L'idea è stata di Ezio Varrassi, che con l'associazione Termoli Wild, già dall'inizio della pandemia, dà la possibilità ai giovani talenti di esibirsi e di farsi conoscere sulla propria piattaforma.
Termoli Wide Event Show 2021 è un progetto dedicato ad un settore che in questo momento è in crisi, ovvero quello dell'animazione e dello spettacolo. Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa per far sentire la nostra solidarietà e la nostra vicinanza al mondo dello spettacolo, ormai fermo da un anno. Anch'io ho aderito domenica al progetto di Termoli Wild Got Talent. Sono uno dei veterani di questa situazione, ho iniziato con il primo lockdown e sono davvero contento di continuare a farlo. Per la prima edizione si sono avuti centinaia di contatti anche dall'estero e si spera per la prossima di raddoppiare i concorrenti in gara.